Allora, che cos'è il naso? Io per mettere un naso tagliato che non si sa neanche di chi sia di rimanere nella mia camera. Ma in quale remota parte del cervello ti germogliano codeste di ozio? A proposito, vediamo un po' se è sparito quel foruncolo che ho visto sul naso ieri sera. Ivan! Prendimi uno specchio, sbrigati! Che schifo! Non mi è sparito il foruncolo! Mi è sparito il naso! Vieni, vieni a trovarmi. Il mio appartamento è sulla Sado Vaia. È inaudito! Vedere il proprio naso passarti davanti con questa indifferenza. Lo sapete, siete una donna molto spiritosa. Illustre signore! Desiderate? Io in tutta questa faccenda non ci trovo proprio nulla di divertente. Hai il coraggio di venire a disturbarmi qui, a quest'ora, per una sciocchezza simile? Non si può neanche lontanamente supporre che il naso sia stato tagliato. Non fa presa, riattaccatelo in qualunque maniera, anche in modo imperfetto. Cominciò a correr voce che il naso dell'assessore Kovalov alle 3 in punto passeggiava sulla prospettiva. Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! Tutte le ultime novità sul caso del maggiore Kovalev! Scarrozzava col grado di consigliere di Stato e aveva seminato tanto rumore in città, ricomparve come se niente fosse al suo proprio posto, ovvero sia fra le due guance del maggiore Kovalov.